il fischio dell'arbitro. Parte Diogo contro Espindola, il tiro, la parata di Espindola che si muove sulla sua sinistra, intuisce e la respinge. Diogo ha provato una botta centrale. In possesso l'anticipo che non riesce a taborda, quindi Bukovec in mezzo, Rikiki, Espindola ancora superlativo. Urio prova a cambiare il lato, il pallone che passa ancora, è un super intervento di Espindola. Guarda invece la meta Catania, che adesso prova a gestire questa azione con questa conclusione subito pericolosa da parte di Rossetti. Attenzione, l'occasione, chiedo scusa, con la opportunità per Rossetti. Sono trascorsi quasi 2 minuti di gioco qui al Pala del Mauro. L'opportunità adesso per Avelino, che calcia e trova uno straordinario Dovara tra i pali, che si oppone distinto. Richard cerca di girarsi, lo fa Dovara, poi il tapin traversa, Creaco non riesce a trovare la deviazione vincente, si salva in qualche modo la meta Catania su questa opportunità doppia per Sandro Abate. Poi ancora dal Cin, il tocco all'indietro, che cosa ha preso Dovara? Che cosa ha preso Dovara? Dimmelo tu, come hai fatto? Una parata incredibile. Ancora dal Cin, il destro, la parata di Dovara. Boaventura, Foglia, Leandrigno, per Sacon che fa partire il destro, ottima la risposta di Siqueira. Alan nello scontro diretto in casa contro la L84, Sutton si fa vedere, riceve già Paviera, c'è stata la super parata di Fabio Tondi in spaccata, pallone imbucato dentro, gran palla di Sutton per Giappa Vieira, ancora bravo in uscita Fabio Tondi, sfiora l'incrocio dei pali, ancora ad un passo dall'1-0 Giappa Vieira. Tres scatena la velocità, prova il tocco sotto, bravissimo in uscita Pietrangelo. Di Massacampo per puntare in banda Denner che gli sporca il pallone, spinge la transizione, Denner, Tondi in qualche modo a parare la conclusione di Denner. Adesso a Giappa Vieira di smettere di protestare, occhio a Rafinha, Pietrangelo riesce a bloccare la conclusione centrale del 27 dell'Olympus, palla persa e Cam in possesso, Giappa Vieira scappa alle spalle di Bagadini, bravissimo Tondi, arriva Wanfran che praticamente è stato murato da Giappa Vieira, grande chance qui per la Came, la rincorsa di Marcelinho, va il 19, Marcelinho calcia, Pietrangelo gli mura la conclusione. Seguiamo questo calcio di punizione, 4 secondi, pallone per Giappa Vieira, Tondi a mettergliela in calcio d'angolo. Recasens punta, fermato Caponigro, anticipo di Nardacchione, Nardacchione, miracolo di Dalcin che poi scuote compagni. La Feldi resta avanti 1-0. Barra al volo, ancora dal Cine per Recasens, spara altissimo da due passi. Fantesele, giocata su Nardacchiore, cambio di lato preciso, Caponigro si accentra, cerca la porta, trova un super di Ponto, prova ad innescare la sua velocità, perde il pallone, allora Barra centralmente, Nardacchione, super dal Cine a chiudere lo specchio, aggredito, perde il pallone, Cutrupi trova ancora Dalcin che mette in calcio d'angolo con il piede destro, con Bissore che si allontana, Selusio che prende la rincorsa, pronto il 77, Selusio con il destro verso la porta, di Ponto in due tempi, palla sopra la traversa, calcio d'angolo dopo 35 secondi, il gol di Selusio che sta decidendo il match. Adesso Gattarelli, super parata di Dalcin, palla buona per Dalcin e adesso per Selusio. Leandro, grande anticipo, Leandro in mezzo, Cutrupi in area di rigore, Cutrupi e ancora Dalcin, controlla ma poi perde il pallone, Dalcin per Calderoli anticipato da Giorginio, poi Cutrupi, ancora Dalcin, Esposito, Cutrupi ingabbiato, fermato, Pesc, super di Ponto con il piede mancino, Barra in area di rigore, Barra ottimo lavoro, poi Gattarelli sbatte su Esposito, Barra e Dalcin fa un altro intervento, fischia il direttore di gara, lunga rincorsa di Trentin, va il 10 con il destro, Trentin, Cerulli
respinge il pallone, poi Giorginio, Leandro. Lillo cambia gioco per Fortino, occhio al sinistro di Fortino, poi Coelho nella porta vuota. Controllo al limite, Ghi! Palla profonda per Misael, Misael si gira, carica il sinistro, vola Gagno. Per Coelho che però lo addomestica, serve Fernandinho col scarico, col tacco per Fortino, ancora Fernandinho secondo palo e poi Fortino e Mammarella la blocca coi piedi. Diventa complicata l'azione per il Pescara, Ghi, carica il destro, è una fucilata. Batte proprio Rafinha, alza il pallone sul secondo palo per la botta al volo di Kakà, gran parata di Mirko Casassa. Divanei verticale per Guti, Bastini, ancora Bastini, due volte clamorosa parata di Andrea Bastini su Guti. La ripartenza veloce di Portuga che va sul secondo palo da Diaz che controlla, grandissima parata ancora di Bastini. Rafinha alza il pallone sul secondo palo per Victor Melo che si coordina al volo, gran battuta, volo plastico di Mirko Casassa. Muove il pallone dalle parti di Portuga che va sul destro, poi rientra sul sinistro, calcia il mancino di Portuga, la toccata Bastini, torna bene però João Salla che però inciampa, perde il pallone Felipe Melo, Casassa, poi il pallone che viene salvato sulla linea da Raub, ma pregevolissima la giocata di Ferretti, qui il mancino aperto di Felipe, Victor Melo che allarga per Kakà, poi Rafinha da Kakà, Casassa, una parata clamorosa di Mirko Casassa, grande azione del Symbios, ma qui Casassa ha calato una mostruosità. Casassa evita anche il calcio d'angolo mettendo in fallo laterale, qui aperto il mancino di Victor, gran parata ancora di Casassa. Bastini profondo a cercare lo spizzata di testa di Felipe Melo,